Oggi ragazzi iniziamo gli sneak peek dell'aggiornamento di Brawl Stars alla grande perché partiamo subito con le mega casse. Infatti ho generato un nuovo account di Brawl Stars nell'app sviluppatore. Ogni volta raga mi chiedete Gigi come faccio a scaricare l'app sviluppatore? No, non potete, cioè nel senso è un'app che Supercell dà a noi content creator proprio per portare questi contenuti esclusivi e a volte appunto come in questo caso anche in anteprima. Ce ne saranno anche altri probabilmente anche oggi in serata, domani insomma tanti bei contenuti arriveranno sull'aggiornamento di Brawl che è stato presentato con il Brawl Talk di ieri recuperatevelo perché ovviamente c'è stata anche la mia reaction qui sul canale, iscrivetevi a proposito del canale per non perdervi tutti i prossimi contenuti che arriveranno appunto in esclusiva in anteprima proprio come questo e lasciate un bel mi piace per le mega casse che torneranno a luglio, per questo evento di due settimane, ma almeno per un po' torneranno, chissà quanti bei contenuti ci faremo, comunque appunto account livello 0 diciamo, cioè abbiamo proprio tutto a 0, tutto a livello 1 nessuno sbloccato, voglio vedere a un tot di megacasse, che cosa succede? Perché nelle megacasse si può trovare un po' di tutto, è molto interessante perché a differenza dello stardrop, che ti dà quella roba e basta, la megacassa ti dà un po' di tutto. E voglio vedere anche se magari alcune megacasse possono essere più fortunate di altre. Tra l'altro, con lo scontone speciale, poi, poi, poi se ne parla. Poi se ne parla perché arriveranno cose interessanti anche per chi shoppa meno. Eh? Dicevo, mentre lo stardrop, ovviamente, c'è dalla versione rara tra virgolette fino a quella leggendaria. La megacassa è sempre quella, però voglio capire se c'è un patto fisso, quindi bene o male dà sempre le stesse risorse, oppure magari ci sono delle megacasse un po' più fortunate. Calcolate che il drop dei brawler è molto basso, è molto difficile trovare proprio un brawler nelle megacasse, ma è anche giusto perché ormai c'è la meccanica dei crediti, quindi ci dovrebbe dare tanti crediti, quindi anche in base a quello cerchiamo di capire eh, se sono buone o meno, e direi di iniziare immediatamente. Ed ecco qui ragazzi la prima megacassa che andremo ad aprire insieme, let's go vediamo un pochettino, 47% 149 monete, 100 raddoppio XP e l'icona giocatore. Per un attimo pensavo stesse uscendo accessi. Quindi, ovviamente, ci possiamo trovare anche cose estetiche. Interessante. Proprio come vi dicevo, ragazzi, a differenza degli stardrop, vi dà più cose, tra virgolette, nel senso che non vi dà solo le monete solo i bling, ma vi dà sia i bling che le monete. Ovviamente in quantità ridotte, non è tantissimo, devo dire, non è tantissimo. Perché per adesso, per esempio, adesso provo ad aprire uno stardino. E vi faccio capire cosa intendo Nel dubbio proviamo anche a potenziare mano a mano Shelly eh, che se poi la possiamo portare a livello 7 Anni troviamo i gadget eccetera eccetera Però comunque andiamo allo start Droppino. Niente raga no, Non mi apriva gli start drop nell'app sviluppatore Mi sa c'è qualche problema Quindi sono sul mio account Questo è il mio account real E per farvi capire apriamo uno start Droppino Raro Era proprio quello che volevo trovare in realtà Ok Raro 10 crediti, te pareva che mi dava i crediti? Volevo trovare o le monete o il raddoppio oggettoni o i bling per farvi capire cosa è epico. Vabbè, epico, vediamo con epico: Monete, 200 monete. Nella mega cassa ce ne ha date 147, che non sono male in realtà, eh, non sono male per niente. Però, per esempio, gli stardroppini rari, vediamo un attimino: tra bling e. 100 raddoppio XP. Però, mi sa che raddoppio XP, vabbè, ci sta che ne abbiano date 100 anche nella mega cassa. Sto cercando di fare il rapporto, ragazzi, eh, tipo super raro. 100 monete ok quindi un po più del super raro ma un po meno di quello epico posso dire che sta proprio a metà cioè la mega cassa ti dà il lutto tra virgolette di un stardropino che sta a metà tra il super raro e l'epico ma andiamo avanti torniamo alle eh, mega casse perché magari era quello sfigato o fortunato magari sono peggio o meglio ok ragazzi eccoci di nuovo con la mega cassa una gemma perché ricordiamoci si possono trovare anche le gemme 27 bling, quindi sono anche meno perché prima erano 47. 66 monete che sono anche meno. 16 punti di energia che sono pochissimi però 200 raddoppio xp, quindi in questo caso ci ha dato in più rispetto a quella di prima il doppio dei eh, raddoppio xp o comunque siamo lì ci ha dato anche i punti di energia e ci ha dato anche una gemma, di conseguenza ha tolto qualcosa ai bling e alle monete quindi mi sento di dire che più o meno il loot della megacassa è quello, ci tengo a dire una cosa e specificarla perché sennò sembra forviante quello che ho detto la megacassa ti dà il loot tra uno star drop super raro ed epico per ogni risorsa, però più risorse sono e più diminuisce tra virgolette il loot per ogni singola risorsa cioè se per esempio in questa megacassa avessimo trovato solo gemme e punti energia sarebbero state più gemme e più punti energia più risorse trovi e meno te ne dà quindi in realtà è una sorta di moltiplicatore degli start dropini tra virgolette cioè in poche parole ragazzi è meglio aprire uno start drop leggendario o uno start drop anche mitico in realtà rispetto ad una megacassa. lo start drop epico boh forse in realtà è meglio aprire una megacassa perché ti dà più risorse e da quello super raro in giù è molto meglio una, una mega cassa. Più o meno questa è l'analisi che mi sento di fare. Questa è l'analisi che mi sento di fare. E come vedete, raga, abbiamo trovato di nuovo 5 risorse. Però addirittura ci ha dato più roba rispetto a prima. Perché ci ha dato sì ok ancora meno monete. Ma ci ha dato 6 gemme e non una sola. Ci ha dato più punti energia e giusto 150. E giusto 50 raddoppi XP in meno. Vabbè, molto interessanti comunque le mega casse. E poi, raga, veramente qua sta tornando l'hype a 1000. Ok, signori. Ok, sì. Uh, 6 skip! Sei skip ragazzi? No, non mi fate sognare però, eh. Non mi fate sognare ragazzi. La reazione L'avevano tolti gli sbriuccichi. No, che non l'avevano tolti. Oddio, che carino. Cioè, praticamente ci ha dato due oggetti estetici. Due oggetti estetici. Un'icona, anzi, tre, perché c'era anche l'icona giocatore. 41 monete. 42 blinger a doppio XP e, e i punti energia. Molto interessante. Chissà come le valuta le, le reazioni e le cose estetiche. Cioè, quanto valore dà. Madonna, ragazzi, quando ho visto i sei skip, ho veramente sognato. Ho veramente, veramente sognato. 106 gemme! 106 gemme! gemme mi ha dato, oh madonna questa è stata una megabox incredibile ma allora vanno veramente a fortuna raga, incredibile questa è stata pazzesca ragazzi, cioè fino adesso avevo visto una sorta di pattern abbastanza fisso, cioè più o meno le risorse erano quelle, invece no, cioè ogni tanto c'è quella botta un po' più così, l'hanno un po' trasformati a stardrop a questo punto raga, ci sono delle megacasse che sono al top, delle megacasse che boh, vanno un po' così ed eccoci di nuovo ragazzi Uh mille bling Madonna raga Ma allora eravamo stati sfigati fino a mo Madonna ragazzi vabbè, eh, è una gemma così per il meme Ma mille bling Cioè praticamente mille bling te li dà che? è Lo stardrop leggendario se non sbaglio Più tutte queste altre risorse Che vabbè non è che siano tantissime Però comunque roba in più Eh ragazzi quindi ufficiale Le mie cagasse sono diventate tipo gli stardrop Ci sono quelle che ti danno molte più risorse rispetto ad altre Va veramente tanto a fortuna Non sono più abbastanza meccaniche come prima 150 raddoppia Bling Monete. Nuovo Ci C'è andato Charlie. C'è andato un... Brawler mitico Cioè raga, fino adesso non ne ho trovato neanche uno raro nelle mega casse che ho aperto De botto ci dà quello mitico Ma che cosa dici? Ma non ci posso credere Più una marea di oggetti estetici Ma, ma pazzesco ragazzi cioè, Ma poi quello mitico ma, Cioè non è che mi ha dato appunto un brawler raro Cioè tipo Nita, che Nita la dovevo ancora completare Ma ha dato Charlie Cioè raga, fa troppo ridere sta account Fa troppo ridere Ma io di account strani ne ho fatti di brawler nella storia Quando c'erano le mega casse Perché magari crea un nuovo Account, shoppavo 6000 gemme e facciamo il mega video, ma non mi è mai capitato di trovare un brawler leggendario o mitico nelle prime casse tra virgolette. Cioè, prima comunque sbloccavo quello raro, poi sì, magari ne so, mi diceva bene, trovo quello epico. Però così ragazzi è clamoroso, cioè, sono proprio randomiche le mega casse. pazzesca. Sta cosa, raga, ma per me, cioè, il video può concludersi anche qui, ragazzi. Cioè, io impazzisco proprio. Cioè, quando ho visto il brawler uscire ho detto, no, ma non può essere Charlie, cioè, no, non può essere Charlie. Ok, ragazzi, comunque. Comunque andiamo avanti, tre schippettini. Mm, e eh, infatti mi ha dato... Cioè per esempio, no? Questa è una megacassa che fa un po' schifetto. Nel senso, era doppio XP, sempre molto comodi. Però solo 69 bling, solo 67 monete e 17 punti energia. Cioè rispetto ad alcune megacasse casse dove mi ha dato mille bling o il brawler o molte più monete, non ha senso. Veramente molto strana la situazione, eh. Veramente molto strana. Cioè le hanno totalmente reimpostate rispetto a una volta. Ed è normale eh. perché prima ci trovavi solo i punti di energia dei brawler, ci sta. Erika? Che è successo? Come. Co, come ho fatto a sbloccare stecca? Che cosa? Oh, ma ma l'ho trovata nella mega cassa? Ma. No, raga, ma non ho capito. Cioè, che cosa è successo? Perché l'ho... Cioè, stavo prendendo la mega cassa. Pum, stecca sovrano. Ma che cosa... Cioè, ma ha sbloccato stecca perché ho trovato stecca sovrano nelle mega casse. Ma sta cosa, raga, non l'ho capita. Ma così de botto. No, raga, ma se... Ma che cosa... Madonna. Be bellissimo. E eh, ovviamente mi ha dato tutto quanto. Madonna santa, raga. Ma davvero. Fuori di testa sta cosa. Ah, io in realtà non è che abbia ben capito che è successo. Però va bene. Raga, mi ero totalmente dimenticato che nel Brawl Talk avevo... Detto che la skin dell'overdrive di stecca si otteneva prendo 10 megacasse. Quindi, evidentemente era reale 10. Una volta aperta tac, Mi ha dato la skin. Quindi, svelato l'arcano. Sappiate che durante tutto il video continuerò a dire: Oh mio dio, ma come ho fatto a trovare <ride> la skin dell'overdrive di stecca? Ma appunto ignoravo questa informazione e mi ero totalmente dimenticato. Quindi tenetela a mente GG per l'overdrive di cioè per la skin dell'overdrive di stecca, che tra l'altro è molto figa. E buona continuazione. Altra mega cassetta. Mamma mia. 239 bling. Non male. E altra reazione. Oh, se ne trovano di cose estetiche. È vero, raga, che comunque questo è un account vuoto. Cioè, andrebbe anche un attimino visto come si comporta su un account con un po' più di roba. Però, raga, non male, eh. Non male. Cioè, alla fine quante ne abbiamo aperte? Non più... Non penso più di una decina. Cioè, più di mille bling. Quasi 2000. Vabbè, monete così. 120 gemme. Cioè, 120 gemme sono tante. Ci cioè, ha dato la botta da 106, eh. Però, per dire. Poi, comunque... Anche tutto il resto della roba, mica male. Vediamo, ragazzi, vediamo. Andiamo avanti. Sette skip. Oh, madonna mia, raga. Che tempi sette skip? Ma di che stiamo parlando? Oh, è è illuminato, è illuminato, ragazzi! È illuminato! Abbiamo trovato la skin! Si illumina anche con la skin! Sheriff Ascelli! Non ci credo, ragazzi! Icona giocatore e un'altra reazione. Tra l'altro proprio della skin di Sheriff Shelley. Mamma mia, ragazzi! Clamoroso! Allora, io spero solo una cosa, ragazzi. Spero che non sia solo fortuna questa, ma che veramente riescano a droppare tutte queste cose. Anche perché in un periodo così limitato non so quante ne riusciremo ad aprire. Quindi sarebbe figo poter avere delle mega casse belle potenti con 1144 monete. Tanta roba! Mamma mia, ragazzi, mamma mia, eccoci qui, Sling mm, e punti di energia e gemme. Mamma mia, regà, impazzisco proprio. Impazzisco veramente. Eh, va bene. Adesso stiamo trovando robettina così. Ma è normale dopo tutta la fortuna di prima. Vediamo, vediamo, vediamo. Però io qua no, non voglio fermarmi qui, eh. Non voglio fermarmi qui. Non voglio fermarmi qui. Qua ci serve un altro nuovo brawler. Qua ci serve un altro nuovo brawler. Niente, skip luminoso, va bene. Madonna, quanto mi mancava parlare di skip e skip luminosi. Vamos, vediamo un po'. Quattro skip, tre skip, due skip, uno skip. Niente. Ancora niente. Oh comunque anche i punti di energia, ho visto. Siamo a 900, eh. È anche vero che adesso siamo arrivati un bel po' di mecha. Cassi aperte, va detta anche questa cosa. Però, insomma, però, insomma, attenzione. Eh, va bene, va bene. Qua la fortuna si sta un po' scaricando, eh. Qua la fortuna si sta veramente un po' scaricando. La reazione è proprio quella di Brawl, va bene. E la reazione della cassa di Beryl. Ok. Dai, su, concludiamo sto video in gran bellezza. Facciamo concludere sto video in gran bellezza. Carina! La reazione... Con gli skip luminosi, eh, mi servirebbe proprio uno skip luminoso. Dai, dacci sto skip luminoso. E dacci sto skip luminoso, mannaggia la miseria, dai. Mamma mia, dai, se, se c'è dai sto skip così alla fine impazzisco. Niente, oh, però di nuovo 424 bling. Cioè, raga, qua stiamo a fare una bella scorpacciata, eh. Qua con queste mega casse c'è sta madda forte. Mamma mia, non vedo l'ora di shopparle nel game real. Attenzione 106 monete, 2150 raddoppi XP. Ma che cos'è? 100 bling, 3 gemme. La skin di Stecca, così de botto, Stecca brigante rosso trovato nella mega cassa con lo skip luminoso e ovviamente anche la sua reazione Pazzesco, ragazzi. Ma quei 2150 era doppia XP. Ma l'abbiamo mai visto negli star, drop, Non mi risulta, eh? Più la skin. Madre mia, ragazzi, l'ultima. Facci sognare: Di nuovo 424 bling. Vabbè, le 6 gemme, 1048 monete. Raga, qua se gli dà forte la mega cassa, te dà veramente un sacco di risorse. Molto interessante, ragazzi, eh? Cioè, io qui, vabbè. Allora, diciamo che ho trovato un nuovo brawler. E la skin che mi ha fatto sbloccare il brawler. Tra l'altro, mi ha detto anche un po' male. Se proprio vogliamo dirla tutta, perché la skin che abbiamo trovato era di stecca. E l'altra skin che abbiamo trovato era di Shelly. Se avessimo trovato altre skin di altri brawler, avremmo sbloccato anche quei brawler. Quindi potenzialmente avrei potuto sbloccare 5 brawler. O meglio, 4 più la Shelly che già c'avevo. Con la roba che ho trovato, ragazzi, considerate che io già avevo potenziato Shelly qua. Continuiamo a potenziare Shelly. Ah, raga, che poi mano a mano andava avanti, la potevamo shoppare effettivamente. Eh, per provare poi a sbloccare anche i gadget. Però vabbè, dai, magari poi ci andremo a fare un altro video. Uh, ecco anche gli equipaggiamenti sarebbe interessante. Dai, magari poi ci facciamo un altro video in cui andiamo a shoppare. 4500 bling. Me l'ha veramente spammati. Eh? Me l'ha veramente spammati. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel mi piace per altri video di questo tipo. Vi ricordo il codice creatore Gigi. Innanzitutto, tutto attaccato shop shopping Brawl Stars. Fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi per non perdervi tutti i prossimi contenuti. Fondamentale per non perdervi tutti questi contenuti esclusivi. E in anteprima. Per me è tutto ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao, ragazzuoli!